Ciao a tutti campioni, bentornati sul nostro canale, noi siamo i Footwork e come ogni venerdì siamo tornati con un nuovo video tutorial. Oggi per noi Street Soccer, tutorial di Street Soccer. Yeah. Harry, non è Street Soccer oggi. Vai! Non è Street Soccer, io ti ho spiegato che cos'è. Crossbar Challenge qua! Non è neanche Crossbar Challenge. Perché roba è allora? Oggi tutorial di calcio freestyle, trattiamo l'Abbas Around the World, questo trick qua che ora vi facciamo vedere con la palla. L'Abbas è un trick di calcio freestyle di difficoltà media. Esistono due modi per eseguire l'Abbas: Abbas in e l'Abbas out. Piccola precisazione per chi se lo stesse chiedendo: l'Abbas Around the World prende il nome da Abbas Farid, appunto un freestyler inglese, indiano, lo sapete? Pakistan. Con la parentesi la Piero Angela. Se volete cercatelo, www.footer.it trovate ese video. Partiamo con la variante outside che vi spiegherà Enrico Mattolone. Scusa John, dai, andiamo via. Perfetto. Dividiamo come il nostro solito il trick in tre step. Nel primo step è semplicemente l'esecuzione dal palleggio del reverse crossover, quindi palleggiamo. Nel secondo step quello che dobbiamo fare è partire con un reverse crossover, ma è importantissimo che il piede, quello debole, quindi quello che non va ad agire, non va a toccare con la palla, nel momento in cui siamo in aria appoggi il piede, ci permette di fare una round the world o almeno cominciare ad aprire la round the world per abituare la nostra testa e il nostro cervello a questo tipo di movimento. Come vedete nello slow motion ragazzi, nel momento in cui io tocco la palla l'altra gamba sta toccando terra in modo da darmi dell'equilibrio per concludere l'Abbas. Nel terzo step ci ricordiamo i primi due step, quindi primo reverse crossover, nel secondo appoggiamo subito la gamba a terra, apriamo il giro del mondo e lo chiudiamo nel terzo step, completando appunto Johnny dalla bassa round the world. E adesso è arrivato il momento di analizzare la bass in. No, fammelo fare a me questo qua, dai, io sono il master ovviamente, la bass. Magari anche un po' con l'aiuto di John Leffitt se vogliamo, spieghiamo. Abbas inside, come ti ho spiegato da Harry, dividiamo in tre step, il primo step sarà uguale, il secondo è simile e il terzo sarà la TV inside. La differenza principale è che nell'Abbas in c'è, come ha detto Harry, un'alternanza tra del piede debole d'appoggio e sinistro. Nell'Abbas out questa alternanza non c'è perché si fa tutto in aria, quindi il movimento sarà primo step reverse crossover, eccolo. Secondo step sarà non più l'alternare dei piedi come Harry, ma sarà l'aprire il giro direttamente in aria con la spinta del reverse. Ok, secondo step sfiora la palla, lo vedete meglio in slow motion. Terzo e ultimo step, questa carezza che facciamo alla palla la trasformiamo in un giro del mondo around the world, creando che cosa? L'Abbas around the world. Bravissimo John. Ragazzi, trasformiamo la carezza in Abbas. Questa è roba. Bene ragazzi, anche questo tutorial è finito, noi ci vediamo venerdì prossimo, ma iscrivetevi e state collegati perché noi non ci fermiamo, siamo carichi, abbiamo tanti contenuti per voi e tantissimi nuovi contenuti invece che arriveranno a settembre. Vorrei anche salutare The Joker, che ci ha chiesto di salutarlo, quindi mi fa piacere salutarlo. Bella, continua a seguirci e allenati sui tutorial che stiamo facendo. Vi ricordiamo che dalle prossime volte verranno salutati gli ultimi tre commenti sotto questo video, ringraziamo le zanzare per la collaborazione. Se volete essere salutati nei prossimi video l'aereo che sta passando, commentate qua, dovete essere gli ultimi, e gli ultimi tre commenti verranno salutati. Stiamo decollando, si vola, ciao.